Tutti noi li conosciamo, sono ultra famosi, dentro a videogiochi molto popolari, ma la cosa bella è che alcuni di questi non sappiamo il loro passato, non sappiamo alcuni il loro nome e nemmeno il loro volto. Il classico personaggio stra ultra famoso che però del suo passato non sappiamo un cazzo. Insomma, avete presente come quei tempi in cui nessuno sapeva ancora chi era Marshmallow? Famoso, ma nessuno sapeva il suo volto e il suo nome. E oggi vi elencherò 10 personaggi misteriosi nei videogiochi. Buona visione! Al decimo posto, il ragazzo di Limbo, un platforming bianco e nero, dove la vostra missione è recuperare la vostra sorella maggiore in questa foresta. E voi siete questo bambino, cosa che nessuno sa chi sia realmente. Oltre a essere tutto il gioco un grosso mistero, che è difficile decifrarlo, allo stesso tempo è anche il bambino stesso. Questo qua è il primo gioco di cui parlo, ma la cosa bella è che è stato proprio questo gioco a spingermi a fare questa top. È molto vecchio questo gioco, però l'ho cominciato a provarlo soltanto in questi giorni. In soli 2 giorni l'ho già finito. Ed è per questo che ho voluto cominciare questa top. Nono posto, il mercante, Resident Evil 4. Oh mio Dio, c'è un'apocalisse zombie? Che cosa posso fare? Ecco, potrò vendere armi a chiunque mi pare. Già mi inquieta questo personaggio nel vederlo com'è fatto. E per i grandissimi fan di Resident Evil, sì, forse è uno dei personaggi più misteriosi mai creati. Per quanto possa essere utile, che ti potrà aiutare a potenziarti le tue armi o vendere oggetti, non si sa niente di lui, si sa soltanto che ti aiuterà durante la tua avventura. Tutto qui. Ottavo posto, Frisk di Undertale. Un gioco così talmente di successo quanto il personaggio stesso, che anche qui è un bambino, dove non si sa niente di lui. La community l'ha chiamato Frisk, ma il suo vero nome nessuno sa, e nessuno sa realmente quale sia il suo passato. Alcuni dicono che potrebbe essere anche orfano. Questo spiegato per il finale, quando Toriel ti chiede se vuoi restare con lei, forse per il motivo perché non ha genitori. Insomma, non si sa proprio niente di questo personaggio, quanto noi possiamo decidere se farlo diventare cattivo o farlo diventare buono. Sappiamo soltanto che è giallo, quindi è cinese? Chi lo sa? Settimo posto, Master Chief, Halo. Come non potrei dimenticare del militare più esperto di tutti, che è stato colui che ha tenuto in alto la Xbox, quello che non si sa manco il suo reale volto, ma comunque è una icona nei videogiochi. Non sono mai riuscito a giocare purtroppo a Halo, perché purtroppo non ho mai la Xbox, ho sempre giocato tramite i comics, ma devo dire che è proprio una bella saga. Certo però che almeno sapere il suo nome mi piacerebbe. Ok, non voglio pretendere il volto, il passato, i genitori, ma almeno il nome, Cristo. Il suo real nome. Tutto qui voglio sapere. Sesto posto, Steve di Minecraft. Avevo già fatto tempo fa la teoria su sapere chi era realmente Steve, però voglio comunque mettere questo dolce personaggio pixelato dentro la top. Proprio perché, essendo che soltanto la mia è soltanto una teoria, questo personaggio ha molti misteri e molti si chiedono chi sia realmente. Chi lo sa se un giorno la Microsoft darà una storia a questo gioco. Ma proprio una storia che, insomma, un po' più sensata del sogno. Che sia ben chiaro, eh. Quinto posto, il Pyro, Team Fortress 2. E finalmente parliamo della mia classe preferita di questo gioco. Il piromane, colui che brucia tutti senza manco pensarci 2 volte. Più di 2 anni fa, quando aprì il canale, avevo detto che era il mio primo video era su Team Fortress 2, avevo detto che alcuni non sapevano se era o maschio o femmina, o alcuni credevano che fosse una scimmia. Neanche lui si sa niente, sappiamo soltanto che è un pazzoide che vede il mondo, come dire, colorato e giocoso, che pensa di fare del bene e invece causa distruzione ovunque. E poi mi chiedete perché è il mio personaggio preferito? Ma chi lo sa? Quarto posto, Bison, della saga di Street Fighter. Sulla wiki di ogni personaggio c'è scritto di tutto. Ad esempio, tipo da Chun-Li a Ryu, la loro nazionalità, che è Giappone, Cina, le loro arti marziali, cioè Kung Fu, Karate, Pugile, tutto quanto. L'età e il loro passato. Invece, Bison, non si sa niente. Età sconosciuta, nazionalità sconosciuta, stile di arti marziali sconosciute. Non si sa assolutamente niente di sto tizio. Dicono le voci che potrebbe essere thailandese, perché la sua mappa su Street Fighter 2 si combatte in Thailandia, però non penso che sia proprio thailandese, dato che si trova, sì, lì, però la sua nazionalità rimane ancora sconosciuta. Quindi che so, potrebbe essere anche un alieno. Però sarebbe figo pensarlo così, eh? Terzo posto, G-Man di Half-Life. E qui parliamo uno forse dei personaggi più misteriosi di sempre. Colui che è il compagno di Gordon Freeman. Quello che lo stalkera 24 ore su 24 pregio di uno arrapato che guarda sempre il profilo di Belle Delphin, anche se ormai il profilo di Instagram è stato tolto. Non si sa proprio niente di lui e credo che non lo sapremo mai, dato che la serie è stata interrotta. Ma rimane sempre uno dei personaggi più misteriosi
misteriosi di sempre. E anche uno dei più interessanti. Secondo posto, il Corriere, Fallout New Vegas. Uno dei giochi che secondo me è più ben riusciti di Fallout. Ok, non fa parte della saga, però sti cazzi, è uno dei migliori. Sapete che all'inizio in ogni Fallout ci fa vedere il loro passato e chi sono i personaggi che dovremmo giocare, tra maschio e femmina? Su Fallout New Vegas non è così. Noi non sappiamo niente di questo qua. Ci sono molte teorie, che alcuni dicono che potrebbe essere un sintetico, alcuni dicono che potrebbe essere Kellogg, quello di Fallout 4. Non si sa bene chi sia questo personaggio. Lui si trova qui, a New Vegas, e boom, noi dobbiamo fare le missioni. Non c'è proprio una storia su di lui. Però, anche se non si sa niente, il gioco ha fatto un botto di successo. E al primo posto abbiamo Waluigi. Non ve lo aspettavate al primo posto uno come lui? Waluigi, il compagno fidato di Wario. In alcuni giochi, nella loro descrizione, dicono che sono fratelli. In altri dicono che sono cugini. Altri dicono soltanto che sono compagni di disavventure. Quindi non si sa assolutamente niente di questo personaggio. E infatti la sua descrizione è sconosciuta. Non si sa neanche il suo cognome. Non è Waluigi Wario. È sempre soltanto un assistente su Super Smash Bros. Ultimate. E ha fatto molto incazzare molti giocatori, me compreso. Di lui non si sa ancora niente. Non so perché la Nintendo lo odia così tanto. Forse perché il fondatore della Nintendo ha visto Waluigi che assomigliava a un bambino che a piccolo lo bullizzava, e quindi allora se ne vuole approfittare così, e stronzo, e non lo so. Ma Waluigi è uno allo stesso tempo dei personaggi più comici, ma anche i più misteriosi di sempre. Però tutti noi lo vogliamo su Smash, e finalmente che possiamo giocarcelo. Bene ragazzi, e anche per oggi è tutto. Scrivetemi sotto i commenti qual è il vostro personaggio più misterioso tra queste top, o quali tra altri molti videogiochi che vi siete sempre chiesti il loro passato e la loro storia. Come sempre vi ricordo di seguirmi nella pagina di Instagram per rimanere sempre aggiornati, per vedere i miei nuovi video, per vedere i miei post. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Got to swing what you got to save your soul. Swing what you got for it gets old. When troubles get around, don't start in to frown.